Disagi per alcuni quartieri di Sassari e 20 centri della provincia per la giornata di domani a causa dei lavori di manutenzione al potabilizzatore del BD Ginzu. Stamattina nell'aula magna del liceo scientifico Marconi, quarto appuntamento, la regione incontra le scuole sul tema dell'inclusione e dell'integrazione dei migranti. Applauditissimo concerto del talentuoso Giovanni Andrea Zanon, violinista che a soli 19 anni ha conquistato le platee di 170 teatri internazionali. Buonasera, edizione serale del TG di Canale 12, edizione che apriamo con i lavori previsti da Abbanoa, giornata di disagi, quella di domani in mezza provincia di Sassari. Saranno 20 centri interessati dall'interruzione dell'erogazione dell'acqua a causa di importanti lavori di manutenzione. Restrizione nell'approvvigionamento idrico anche a Sassari, in diversi quartieri serviti dal potabilizzatore del BD Ginzu. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio. Sarà una giornata di disagi domani 21 novembre nell'approvvigionamento idrico in mezza provincia di Sassari. Abbanoa fa sapere che dalle ore 8.30 fino alle 17.30 al potabilizzatore BD Ginzu verranno effettuati importanti interventi di manutenzione straordinaria su una delle vasche in ingresso a causa di una perdita nella parte più bassa della struttura a 7 metri di profondità. Si tratta di urgenti e improrogabili lavori di manutenzione, dicono ancora da Abbanoa, che vedranno impegnate le squadre per 9 ore. Per poter avviare la fase di svuotamento della vasca e procedere con i lavori sarà necessario sospendere la produzione di acqua potabile nell'impianto. Data la complessità dell'intervento, Abbanoa ha riprogrammato le chiusure serali nei comuni serviti dall'impianto del BD Ginzu, con l'obiettivo di ripristinare adeguati livelli di accumulo e regolare distribuzione idrica su tutte le utenze alimentate. Sono in totale 20 i centri della provincia interessati dalle restrizioni, compreso Sassari, dove sarà anticipata la chiusura notturna del serbatoio di Via Milano da martedì e fino alla normalizzazione dei livelli del serbatoio, prevista per il giorno giovedì, con chiusure dalle ore 15 alle 4 del giorno successivo. Le zone interessate dall'interruzione in città sono Lufangazzo, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Porcellana Alta, Tingari, Valle Gardona, Gioscari, Rizzeddu, Monte Rosello Medio, Sassari 2 e Badde Pedrosa. Migranti, inclusione e integrazione, questi temi trattati questa mattina nell'aula magna del liceo scientifico Marconi in via Solari nel quarto appuntamento del ciclo La Regione incontra le scuole. Sentiamo Marina Sanna. Quarto appuntamento del ciclo incontri La Regione incontra le scuole, a Sassari, nell'aula magna del liceo scientifico Marconi in via Solari. Il tema trattato, migranti, inclusione e integrazione, ha lo scopo di valorizzare l'accoglienza come opportunità e non come impedimento allo sviluppo delle persone e delle comunità che lo costituiscono. L'incontro si è svolto alla presenza degli alunni delle ultime classi delle scuole Marconi, Pellegrini, Ipsar e Istituto Alberghiero, con i docenti accompagnatori, i dirigenti scolastici Andreina Maria Desole del Marconi, Maria Luisa Pala dell'Ipsar e Ipsoa, Paola Cone del Pellegrini, Koulibaly Bakary, studente maliano iscritto all'Università di Sassari, il mediatore Hamed Nassiri, Angela Quacchero, delegata del Presidente della Regione sul tema migranti, il sindaco Nicola Sanna con gli assessori Giuseppe De Sena e Filippo Spano. Dopo i saluti di benvenuto dei dirigenti scolastici, Gavina Capai e Massimo De Pao, si sono susseguite le testimonianze riguardanti condizioni di disagio sopportate da parte di minori non accompagnati, delle donne e dei nuclei familiari che coltivano la speranza di trovare un luogo in cui poter sopravvivere in attesa di ricongiungersi ai propri cari o di volersi integrare nelle comunità di accoglienza. L'appuntamento si è concluso con l'intervento del sindaco di Sassari e dell'assessore degli affari generali in Regione Sardegna, Filippo Spano. 5 milioni di euro sono stati stanziati dalla Regione Sardegna per la salvaguardia della spiaggia della Pelosa. Il progetto mette in campo strategie finalizzate a contenere i rischi di erosione costiera. Valeria Secchi. Il progetto definitivo per la tutela della Pelosa contro il rischio di erosione costiera è stato presentato a Cagliari. 5 milioni di euro stanziati dalla Regione Sardegna saranno destinati ai lavori di protezione e valorizzazione della famosa spiaggia di Stintino. L'assessore della difesa dell'ambiente Donatella Spano si dichiara soddisfatta dalla riuscita della manovra. Si tratta di un progetto di carattere strategico per la tutela della Pelosa e il contrasto all'erosione costiera. La spiaggia sopporta un carico antropico tale che è necessario un intervento importante. Il progetto prevede il posizionamento di un sistema di passerelle legno sulla strada litoranea che costeggia la Pelosa, volto a rafforzare le barriere già in uso per contenere i rischi di erosione delle dune. Ulteriore obiettivo del progetto è la ricostituzione del sistema dunale della vegetazione, attraverso l'utilizzo della sabbia sottomarina depositata all'ingresso del porticciolo dell'Ancora, ricca di materiale organico, perciò in grado di innescare il sistema dunale. La serie di interventi prospettati dall'amministrazione comunale è finalizzata a difendere la Pelosa, vero e proprio patrimonio naturale ai vertici delle classifiche che la indicano come una delle spiagge più belle d'Europa. I lavori dovrebbero partire dopo la stagione estiva del prossimo anno.
Grande partecipazione nell'Open Day della clinica di neonatologia e terapia intensiva dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, organizzato in occasione della giornata mondiale della prematurità. Sentiamo Walter Fanni. Hanno raccontato la loro storia e quella delle loro bambine, l'una Gaia e Francesca, le paure vissute dopo il parto prematuro, la vita nel reparto, le loro emozioni, la grande attenzione e l'affetto ricevuto. Sono le tre mamme che nella clinica di neonatologia e terapia intensiva neonatale della OU di Sassari hanno portato la loro testimonianza all'Open Day organizzato dalla struttura di Viale San Pietro in occasione della giornata mondiale della prematurità. Il tasso di sopravvivenza per i neonati prematuri è in continuo miglioramento grazie ai progressi compiuti dalla scienza. Un Open Day che ha condotto il visitatore lungo un percorso di immagini, video e foto sino alle porte della terapia intensiva, dove all'interno delle incubatrici i piccoli sono seguiti da medici, infermieri, personale di supporto e genitori nel loro cammino verso la maturità. Ed è proprio alle porte della terapia intensiva che è stato inaugurato l'angolo dei ricordi con quattro bacheche che raccolgono foto, disegni e lettere dei genitori che raccontano le loro storie. Siamo passati in una fase iniziale in cui i nostri neonati prematuri non sopravvivevano a causa dei loro problemi respiratori, che erano quelli che poi li portavano a morte, diciamo così. E piano piano, col tempo, con l'acquisizione di alcune tecniche banalissime, come quello dell'applicazione di una pressione positiva continua alle vie aeree di questi bambini, si è riusciti a far sopravvivere bambini di 2 kg, 2 kg e mezzo. Oggi la sopravvivenza di questi bambini sia, come dire, abbastanza buona, parliamo dell'ordine di un 95% per i bambini che pesano meno di 1,5 kg, mentre diversa è la situazione per i bambini che pesano meno di 1 kg e qui la sopravvivenza è dell'85%. Impresa e politica al femminile può essere la gestione delle donne una delle chiavi di volta per contrastare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli paesi della Sardegna. Se ne è parlato sabato scorso a Fonni per un'iniziativa della Fondazione Maria Carta. Sentiamo Luca Foddai. Sensibilizzare le istituzioni e i cittadini sul fenomeno dello spopolamento che investe i piccoli centri della Sardegna è l'obiettivo dell'iniziativa promossa dalla Fondazione Maria Carta FRIMMOS, neologismo che deriva dall'unione del termine inglese free, libero, con quello sardo che significa fermi, ovvero liberi di restare nei propri paesi. Sabato scorso a Fonni è stato proposto un evento con un convegno al mattino e un momento dedicato alla musica e allo spettacolo nel pomeriggio. L'attenzione era concentrata sul ruolo della donna, con le imprese gestite al femminile e con le prime cittadine dei comuni della Sardegna. Dando la visione dell'altra metà del cielo, quindi con le nostre soluzioni che sono più rivolte magari non ai lavori pubblici ma alle attività culturali, all'istruzione. La Fondazione Maria Carta, che organizza l'evento FRIMMOS già dall'inizio di quest'anno, questa è la quarta tappa, non si pone l'obiettivo di risolvere il problema dello spopolamento, questo sta in capo chiaramente a altri soggetti, a altre istituzioni. E le donne hanno dimostrato che la loro presenza in questi territori per combattere anche questo fenomeno è fondamentale. Il fenomeno dello spopolamento non deve essere ignorato dalle realtà urbane più grandi. Riguarda tutta la Sardegna, ma direi in generale l'Europa, cioè ci sono tante aree che non sono quelle urbane complesse come Sassari o Cagliari, che risentono di un spopolamento notevole. È intervenuta anche Maria Carme Freccia, presidente dell'associazione che raggruppa i piccoli comuni della Catalogna. Le dinamiche sono le stesse qui in Sardegna, i piccoli paesi stanno perdendo gente, soprattutto giovane che sta andando alle grandi città per studiare e fare altre cose, e il problema è che dopo non rientrano ai paesi di origine. Ed ora la cultura, grande successo per il concerto sinfonico al Comunale. Un giovanissimo Zanon incanta la platea sassarese con il suo straordinario talento. Il violinista veneto è arrivato a Sassari dopo una tournée di 170 concerti in tutto il mondo. È entusiasmato il pubblico che gli ha strappato ben 2 bis. Vediamo. Il
genio del violino Giovanni Andrea Zanon, veneto di appena 19 anni, ha affascinato la platea letteralmente stregata dalla sua bravura. Il concerto sinfonico inserito nel cartellone della stagione lirica 2017 ha convinto il pubblico del teatro comunale. Il concerto si è aperto con l'orchestra dell'Ente Concerti, diretta da Giulio Plotino, impegnata in un grande classico, l'ouverture delle nozze di Figaro di Mozart e l'impegnativa sinfonia numero 4 in si bemolle maggiore di Beethoven, con cui si è conclusa la prima parte. La grande attesa era però concentrata sull'ingresso in scena del giovanissimo violinista di Castelfranco Veneto, arrivato a Sassari dopo essersi esibito come solista in ben 170 concerti in giro per il mondo, dall'Italia agli Stati Uniti, dalla Svizzera alla Russia, dal Canada all'Austria alla Germania. Il concerto per violino e orchestra numero 1 in sol minore di Max Bruch ha visto l'enfant prodige convincere ed entusiasmare il pubblico. Una platea emozionata e sbalordita da tanto talento ha strappato al giovane violinista ben 2 bis, l'adagio dalla sonata per violino solo numero 1 in sol minore di Bach e Meditation dall'opera Thais di Jules Massenet. Il pubblico sassarese ha tributato diversi minuti di applausi, richiamando in scena per ben 8 volte il giovane violinista, segno che nella musica non conta l'età o l'esperienza, ma solo la statura del talento. Astronomia nel XVII secolo, dal dipinto del Guercino, esposto da domenica alla Pinacoteca Nazionale di Sassari, un dipinto del Seicento attribuito al Guercino, un'occasione per parlare di arte e scienza in un incontro con esperti di arte e fisica. Sentiamo. Del ritratto dell'astronomo del Guercino, esposto da domenica scorsa alla Pinacoteca Nazionale di Sassari, si è tratto lo spunto per illustrare il periodo in cui le scoperte astronomiche attiravano l'attenzione degli artisti del 1600. Dunque, l'arte che incontra la scienza con i pittori del tempo, che rappresentavano attraverso i loro dipinti gli strumenti del mondo scientifico. L'evento rientra nel calendario delle manifestazioni previste per musei di storia sul tema Ferro e Fuoco e resterà a disposizione del pubblico dal martedì al sabato e ogni prima e terza domenica del mese dalle 9 alle 17.30. Il binomio arte-scienza sono stati raccontati in occasione dell'esposizione del ritratto dell'astronomo Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, dallo storico dell'arte Mario Tola e dal professor Giannicola Cavizza. Allora, qui abbiamo un quadro attribuito al Guercino storicamente. Negli anni ha visto diverse attribuzioni, voi al Domenichino e ultima quella al Cavedone, che insomma non sembra avere poi un riscontro. È certamente un dipinto del Guercino, dei raffronti immediati, la storia del dipinto, la storia dell'immagine, il contesto storico-culturale nel quale Guercino operava, i colori portano assolutamente al Guercino. Oggi la separazione tra le culture in certa misura è necessitata dalla fortissima specializzazione delle singole discipline. Se ci spostiamo al Rinascimento, vediamo che ancora il contatto era strettissimo. Se andiamo ancora più indietro all'Umanesimo, l'uomo di cultura era anche uomo di scienza, basta leggere Dante o altri scritti del tempo. Giuseppe Brozzulo, studioso dei primi del Novecento, a cui è intitolato il grande ospedale cagliaritano, fece un'importante scoperta per la biomedicina. Isolò infatti le cefalosporine, una delle più importanti classi di antibiotici. Antonio Arrigo, scrittore di Osilo, ha scritto la storia del microbiologo in forma romanzata. L'intervista è di Marco Sanna. Di Giuseppe Brozzu, grande microbiologo sardo, i più conoscono solo il nome, collegato all'azienda ospedaliera cagliaritana. Fu lui a scoprire una importante classe di miceti antibiotici, le cefalosporine, una scoperta che merita quantomeno una divulgazione delle vicende legate a quel personaggio. Così ha pensato Antonio Arrigo, scrittore osilese di origini siciliane, che ha creato una biografia romanzata dello studioso cagliaritano, ambientata ai primi del Novecento. Una scoperta fantastica che parla della vita e dell'opera di Giuseppe Brozzu. Pochi forse sanno che lui è stato lo scopritore della cefalosporina, un nuovo tipo di antibiotico. Questa scoperta è avvenuta durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, tra il 1943 e il 1945. Suo malgrado ha dovuto cedere questa importante ricerca e scoperta ai suoi colleghi ricercatori dell'Università di Oxford dell'Inghilterra, perché proprio in quegli anni non ha trovato dei sostenitori, dei finanziatori alla sua ricerca e scoperta. Quindi l'obiettivo di questo manoscritto è quello di promuovere il dibattito sulla ricerca, sperando di poter offrire opportunità di lavoro e di ricerca ai giovani sardi,
i quali sono anche preparati, motivati, e più delle volte, proprio perché non trovano risorse finanziarie ed economiche in loco, in Sardegna, sono costretti ad emigrare ed andare all'estero. Un lavoro ancora da pubblicare, perché Antonio Arrigo spera che animi sensibili contribuiscano ai costi della produzione e distribuzione, siano essi enti, istituzioni, fondazioni o privati. Chi volesse può prendere contatti con la nostra emittente. E allora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario. Torniamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva, partiamo con il basket, la Dinamo che vince la prima gara esterna, lo fa con autorità a Varese, ora approfitterà della sosta per tirare il fiato in vista di un dicembre da brividi. Sentiamo Icori Bichesu. Il banco in Sardegna accoglie la prima vittoria in trasferta del campionato LBA, imponendosi con autorità alla Pala 2A contro la pallacanestro varese il coach Attilio Caia. Si conferma la tradizione corsara della Dinamo Masnago. Banfort e compagni controllano fin dalla prima frazione il match, chiudendo l'intervallo lungo avanti di 6 lunghezze. In un secondo tempo a incorniciare, gli uomini di coach Pasquini siglano il massimo vantaggio di più 20. Il banco chiude nel migliore dei modi prima della pausa per i FIBA World Cup Qualifiers, con una vittoria autoritaria in trasferta e una bella prova colare della squadra. Tra i uomini in doppia cifra spicca l'ottima prestazione di Scott Banford, con 19 punti a referto, quella di Achille Polonara, autore di 11 punti, 8 rimbalzi e 6 assist, con un totale 22 di valutazione. Doppia cifra anche per Sean Jones, che sfiora la doppia doppia con 10 punti e 9 rimbalzi. Bene anche Spissu, 7 punti e 4 assist, e Dyshon Pierre, 9 punti e 3 rimbalzi. Unica nota stonata nel match, il piccolo problema al ginocchio accusato sul finale da Sean Jones, che verrà valutato nei prossimi giorni dallo staff bianco-blu. Coach Pasquini commenta a caldo la vittoria dei suoi: abbiamo eseguito bene il piano partita, complimenti ai miei ragazzi che sono stati bravi, svegli e intelligenti. Sapevamo di giocare contro un'avversaria che in casa può fare grandi partite. Il nostro obiettivo era dettare il ritmo, non volevamo inseguirli. Siamo stati bravi perché abbiamo sempre avuto molta lucidità in attacco, ottenendo i nostri punti di riferimento in difesa. Abbiamo fatto quello che avevamo nella testa fin da subito, consapevoli che l'approccio sarebbe stato fondamentale perché contro Trento e Cantù Varese aveva aggredito il match. Credo sia stato molto importante tenerli a 4 punti dopo 5 minuti, così come l'impatto dopo l'intervallo, tenendoli a 8 punti nel terzo quarto. Bene così. La salute ci sta finalmente aiutando, nel senso che riusciamo ad allenarci bene. Adesso sfruttiamo questa sosta per recuperare e speriamo di poter mettere dentro anche Stipcevic per poter affrontare tutti insieme il mese di dicembre, che sarà intenso e importante. La stracittadina di pallamano maschile ha visto la vittoria degli esperti giocatori della Raimond opposti ai giovani rampanti del verde azzurro. Vediamo il servizio. Il Palla Santoro, col pubblico alle grandi occasioni, ha salutato la stracittadina tra verde azzurro e Raimond Sassari per il campionato di Serie A2 di pallamano. Il successo è andato agli ospiti della Raimond, che con una condotta accorta e sapiente hanno avuto la meglio sui più giovani avversari. Al termine della gara abbiamo sentito l'MVP della partita, Chicco Manca. Siamo stati bravi, su difesa schierata loro hanno avuto molta difficoltà nel trovare la porta, solo all'ultimo sono riusciti a ricucire un po' il gap, però noi siamo stati bravi, abbiamo fatto delle buone ripartenze, soprattutto di esperienza, visto che siamo giocatori vecchi e finiti, siamo riusciti a portarla a casa. Comunque, a parte tutto, una bella partita, un bel pubblico, ci fa piacere, c'era tanta gente per loro ma altrettanta per noi, quindi vuol dire che 2 anni in attività comunque hanno tenuto vivo un buon ricordo, e la gente aveva voglia di tornare al palazzetto. Riusciamo a tenere alta l'asticella del livello, della qualità in campo, per loro che sono giovani sicuramente una spinta in più per una crescita ulteriore. Noi della vecchia generazione, diciamo, abbiamo avuto la fortuna di avere sempre una prima squadra di altissimo livello, per cui finito un certo step si alzava di molto l'asticella, per cui crescevamo parecchio, diciamo quindi che questa
questa per loro può essere una buona possibilità. Loro hanno tantissimi bambini, è stato bellissimo alla fine del primo tempo vedere forse 400 bambini in campo, per cui bello, complimenti a loro, speriamo che sia utile per la loro crescita. Noi ancora qualche anno lo faremo comunque. E siamo al calcio, continua la rincorsa della Torres alle posizioni di vertice della classifica. Arriva una vittoria in zona Cesarini grazie alla marcatura di un baby. Vediamo. La gioia esplode nel finale per i rossoblù che conquistano il quarto successo consecutivo, questa volta contro il Guspini Terralba, bersaglio arcigno a dispetto della classifica. 1-0 finale merito di una squadra che ci ha creduto, di un tecnico che ha usato e di un classe 2000, Francesco Bianco, che ha tirato fuori dal cilindro il suo primo gol in rossoblù che è del valore ai 3 punti. Il modo migliore per ripagare gli oltre 60 tifosi accorsi per seguire la squadra. La Torres di Mister Tortora fatica nel reparto avanzato, nel primo tempo le occasioni sono poche. Guspini Terralba che si affaccia dalle parti di Torrepina al 26esimo con la conclusione ai marci e pallone respinto dal portiere rossoblù. Si va al riposo con la consapevolezza che se non cambia qualcosa il risultato difficilmente potrà sbloccarsi. Ci pensa Mister Tortora dal primo minuto alla ripresa, dentro Fideli Percioni e Bianco per Diouf. Dopo un pericolo scampato al secondo con De Zeadi, che non arriva per la deviazione su un insidioso calcio di punizione Ilai, la Torres inizia a aumentare i giri, il possesso palla però non si traduce in occasioni e in avanti faticano Iba a ricevere palloni giocabili e Sarrizzo a trovare spunti sulla fascia. Gara che si avvia verso uno 0-0, che accontento è più la squadra di casa e molto meno la Torres, considerati anche i risultati che arrivano dagli altri campi. All'89esimo il Giolli che vale la partita, caso vede serve Sarrizio sulla destra, cavalcata alla metà campo fino al limite dell'area dove vince un primo contrasto, sul secondo carambola il pallone sui piedi di Bianco che controlla e tira al volo mettendo il pallone nell'angolino alla destra di Pisano, è il gol partita che vale la corsa sotto il settore occupato dai tifosi rossoblù, 3 punti importantissimi per continuare la corsa verso le zone alte della classifica. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora, io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifitv.otv. Inoltre se siete in possesso di un decoder Sky ci trovate al canale 5012, potete seguirci anche sulle nostre pagine social Facebook, Instagram e YouTube. L'appuntamento con l'informazione per domani alle ore 7 come di consueto e per i TG condotti alle 14 e alle 19.45. Ora vi lascio le notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa di Ene Kronos. Vi ringrazio per averci seguito e per aver scelto l'informazione di Canale 12. Vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.